testa e l'elmo di Scipio se cinta la testa dove la vittoria ne porgo la chiave e schiava di Roma il Dio la creò. Fratelli d'Italia, Italia sedesta, l'elmo di Scipio si cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Vigliancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì. Buongiorno a tutti. Probabilmente avete notato che il relatore che aveva la mano sul cuore gliel'ho abbassata, no? Perché è un sistema americano che sta tentando di prendere piede anche in Italia. I meno giovani di voi ricorderanno che Loris Stecca, mi pare fosse Loris, vinse l'oro alle Olimpiadi, un po' per le botte prese, un po' per l'emozione, si mise sulla tetta e con la mano sinistra sul cuore anziché con la destra, perché non sapeva bene cosa fare. Il nostro atteggiamento durante l'inno è in piedi, sulla tetta. Si canta o non si canta, secondo me non sarebbe neanche tanto legittimo cantarlo. Ci fu un Presidente della Repubblica che lo introdusse come parte del cerimoniale, addirittura anche il picchetto in armi cantava, che secondo me vedere dei soldati sul presentatarmi che cantano sono una cosa meno marziale che ci sia. Ah, boh. A parte questo, oggi siamo alla chiusura del primo semestre con la premiazione del premio di Latino che da ben 32 anni, 16 sono per la verità le tornate perché è biennale, viene effettuato e grazie alla sponsorizzazione della Sidermec, qui ho a mio fianco il Cavalier Buda che è il presidente della Sidermec che è sponsor unico e munifico. Applaudiamo. Bene. Allora, qui mi hanno dato un sacco di carte, le ho anche lette, però mi faccio un po' di confusione. Saluto il vice sindaco di Sevignano, signor dottor Della Pasqua, il quale, oltre che rappresentare il comune, è anche qua perché poi dopo, in chiusura, ci sarà un'ulteriore premiazione per i ragazzi di sevignanesi che frequentano le scuole medie superiori, mi pare, più meritevoli. E adesso direi che per evitare di perdere tempo di passare la parola al Cavalier Buda il quale ci racconterà. Oltretutto non sapevo neanche, io quest'anno scendo in pensione il pomeriggio guardavo il Giro d'Italia e sentivo nominare sempre la squadra Sidermec che non sapevo che oltre a essere così dire, uno sponsor della cultura fosse anche dello sport. Di una squadra che fra l'altro poi mi pare anche valente perché era citata tutti i giorni. Quindi ulteriori complimenti anche per questa sua attività. Le passo la parola. Che sono sponsor del ciclismo e di altre attività da 38 anni, non un giorno, 38 anni, figuratevi voi che impegno c'è stato, c'è dietro. E al Giro d'Italia quest'anno abbiamo vinto una corsa, due secondi, un terzo, un quinto, quindi tutti i giorni eravamo là. Non abbiamo, perché i miei ragazzi hanno un compito di fare, non di dire, debbono andare avanti, farsi vedere, non dire faccio. Purtroppo questo è
è il modo di comportarsi della politica oggigiorno. Non me ne voglia il sindaco, ma io ho poche parole, non dico tante cose, e le ho trascritte praticamente a Natale, faccio Babbo Natale, e le ho trascritte qui, come tutti gli anni Babbo Natale arriva e cerca di dare un segno di quello che è la situazione. Questa è l'età, è l'Italia del cambiamento o l'Italia del fallimento? Il tempo passa rapidamente, ma non cambia proprio niente. Finché non ci sarà unione nel comando, saremo sempre allo sbando, perché tutti hanno la loro verità in tasca e poi nel fallimento poi si casca. Benvengono il cambiamento e il progresso se non sono portati all'eccesso e se non si mette un muro fra passato e futuro. Con un proprio cervello il uomo è nato, ma ora si cerca di farlo robotizzato, togliendogli il cuore, vera fonte di amore. Non c'è pace fra le genti, nonostante i vari intenti, ma ciò che li accomuna è che sono tutti in cerca di fortuna. Tutti fuggono dalla povertà in cerca di lavoro e dignità, verso quei governi che promettono lavoro senza esserne capaci pure loro. La nostra è una libertà apparente, perché di fatto non riusciamo a fare niente. Tutto è in altrui mani e i nostri tentativi sono vani. Giunti a questo punto, senza alcun risultato mai raggiunto, piuttosto che sperare nel governo, è meglio pregare il Padre Eterno. L'ho scritto per non andare oltre, quindi questo è il pensiero mio, ma credo il pensiero di moltissima gente. Qui dobbiamo cercare di stringere, di fare, non di dire facciamo niente. Prima si fa e poi si dice. Questo è il mio modo di pensare e soprattutto sarebbe già importante che ci lasciassero fare, ma invece per avere, io spero... Io ho detto che fino al 2024 sarò in Sidermec. Mi sono rimasti solo 5 anni per arrivare al 2024. Quindi è garantito il concorso di latino fino al 2024. Ah no, io mi ritiro nel 2024. A 84 anni io vado in pensione. Non ho mai lavorato perché mi sono divertito nel lavoro. Non mi ha mai pesato, anzi, non ho fatto lavorare gli altri. Per quel che riguarda il ciclismo, sento un dovere perché di sponsorizzare, perché altrimenti nel 2014, quando il Venezuela non ha più pagato, la squadra rischiava di soccombere. A quel punto erano 40 famiglie che erano messe male, per cui ho dovuto allargare il portafoglio e farlo prosciugare. Grazie di nuovo allo sponsor e ricominciamo il discorso. Oggi è la giornata della premiazione del concorso di lingua latina Certamen Caesarianum ad Rubiconem, nome altisonante, che però secondo me dà anche l'importanza dà importanza al nostro concorso, che è già importante. Naturalmente non è che sia l'Accademia che prepara i testi, che corregge i compiti fatti, c'è una giuria che è presieduta dal professor Luigi Masini, che siede qua alla mia sinistra, composta dalla professoressa Isabella Maroni, Nadia Pezzini,
Rosanna Ugolini Canini e professoressa Antonia Davatta, che oggi mi pare non c'è perché è trattenuta da impegni. Al di sopra c'è un comitato organizzativo che è composto dalla Cavalier Giubuda, che è il presidente, dai consiglieri Lombardi, Raboni, Turci e Zamagni, ci sono tutti tranne Turci, e Cecilia Battistini, che è addetta alla segreteria. Ringrazio inoltre il Comune e l'autorità scolastica per aver messo a disposizione della nostra prova il plesso scolastico delle medie, che fra l'altro quest'anno è riuscito ancora a contenere tutti i partecipanti, che erano oltre 100. Oltre 300, stamattina non è la mia giornata. Oltre 300 che provengono da tutte le regioni d'Italia, esclusi il meridione, quindi centro-settentrionale. A questo punto direi che il sindaco lo si è ringraziato, direi che si potrebbe passare all'inizio della cerimonia, dando la parola a, dato che stiamo parlando di un certamen cesariano ad Urbiconem, anche la dissertazione iniziale affidata a Don Romano Nicolini, parlerà del latino in un punto di vista particolare del latino. A lei. Stamattina. Don Romano Dottor Nicolini, nato coriano di Rimini il 30 marzo 1940, è diventato sacerdote il 9 marzo 1963. Dopo aver studiato 8 anni nel Pontificio Seminario Romano, si è laureato in pedagogia. Ha insegnato nel Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini. Ha fondato l'associazione Pro Latinitate per la divulgazione della lingua latina nelle scuole. È appassionato di scautismo, del romanzo I Promessi Sposi di Manzoni e ovviamente della Chiesa Cattolica Romana. Vive a Rimini nell'Istituto Valloni. Seduto. Stare in piedi. Comunque, buongiorno e grazie di invitarmi. Gentili signori, illustri docenti e cari studenti, non ho parole per ringraziare i responsabili della Rubiconi Accademia dei Filopatidi per l'incarico che mi hanno conferito. Vi confesso che mi sento profondamente impari alle legittime attese che nutrite. Avete ragione. L'unico mio merito, se così si può dire, è che in 56 anni di vita come sacerdote non ho mai interrotto il mio amore alla Chiesa Cattolica Romana, che ha il latino come lingua ufficiale. Essa ha favorito la mia frequentazione della lingua latina, dapprima come studente di teologia nel Pontificio Seminario Romano a Roma, e in seguito come docente di religione nel Liceo Classico Giulio Cesare di Rimini, e infine nell'organizzazione di una serie sterminata di gare e iniziative prodotte per attivare una serie di gare di conoscenze del latino. Dopo il Latinus Ludus de Mondaino mi sono dedicato a quello che considero l'ultima spiaggia, purtroppo. Sostenere il ritorno dello studio delle basi della lingua latina per tutti nella scuola media. Poco, ma tutti. A tal fine ho compilato un libretto che è pervenuto sempre gratuitamente, cioè in fondo, tutto gratis, sui tavoli di circa 70.000 ragazzi. Sembra molto, ma è una piccola goccia d'acqua per salvare la lingua di Roma. Cioè, purtroppo, vedendo che gli iscritti al liceo classico in Italia sono 6,5%, che è un numero un po' così, gli iscritti al liceo scientifico sono in tracollo perché è facoltativo. A 14 anni, anch'io che ero seminarista, se mi avessero detto voi non mantenete in più, io avrei detto tenetela voi. No, 14 anni. Quindi rendendola facoltativa praticamente sta scomparendo. Allora mi è rimasto, io dico, l'ultima spiaggia, l'ultima, dopodiché è le medie. E la lingua di Roma, certo, ci mancherebbe altro che io disconoscessi questo, ma in occasione mi permetto di aggiungere un altro complemento di specificazione, un genitivo. Lingua della Chiesa di Roma. Vedrete che le benemerenze della Chiesa di Roma nei confronti del latino non sono da meno di quelle dei licei classici.
Vi parlerò della bellezza e magnificenza delle espressioni latine nate in chiesa, ma che risuonano spesso nelle vostre orecchie anche in contesti non ecclesiastici. C'è parole nate in chiesa che però le usate voi. Primo, miserere. È l'incipit del Salmo 50, dove Davide chiede perdono per il suo pessimo comportamento nei confronti di Uria, che fa morire in battaglia pur di avere a sua moglie Bersamea. Miserere è l'imperativo presente, seconda persona singolare, del verbo deponente miserior, e significa abbi misericordia e compassione di me. Inaspettatamente questa parola così densa di significato è entrata nel vocabolario comune, tanto che il cantante Zucchero, Adelmo Fondaciari, ha composto una canzone con questo titolo, eseguita anche nella Albert Hall di Londra insieme a Luciano Pavarotti. Lo sapevate, vero? Luciano Pavarotti. Questo salmo è stato musicato da Allegri con e dal nostro compaesano di Corpolò, canonico Matteo Tosi. Sapreste esprimere in italiano un sentimento avente la densità del latino miserere? Non ce la fate. Miserere, miserere. O così o niente. Secondo esempio, De Profundis, è l'incipit del Salmo 130, significa dai profondi luoghi degli inferi. È ablativo plurale di un complemento di moto da luogo o di provenienza. È una frase di profonda umanità, tanto che usato abitualmente nelle liturgie funebri. Non è raro che venga utilizzato nelle discussioni politiche per indicare che qualcuno vuol venire a galla anche se è stato sotterrato politicamente da molto tempo. Gli dico, quello ha avuto il De Profundis, non nomino. 3. Requiem è l'accusativo singolare del termine requies, che indica pace, riposo. Di solito è correlato alle parole requiem eternum dona eis domine, signora dona dessi il riposo eterno. Tutti andiamo con la mente al titolo con il quale viene indicato la suprema, per me la più grande che esiste sul pianeta Terra, opera musicale della Missa de Requiem di Mozart. A mio parere questa opera, mai finita a causa della morte dell'autore, che è morto senza averla finita, è il vertice supremo dell'umanità. C'è il genio tedesco, Mozart e austriaco, la religiosità cattolica, la messa è un rito cattolico, e della nobiltà della lingua latina. Quest'opera sublime viene eseguita praticamente da tutte le orchestre del mondo. Ovunque accada, è necessario che in ogni paese ci sia almeno un esperto di lingua latina per rendere nella lingua locale la pregnanza di termini latini. Ma chi può riuscire a trascrivere in un'altra lingua la maestà del titolo Missa de Requiem? Non ce la facciamo. Missa de Requiem, o così o niente, cioè in italiano, non puoi dire messa d'amore. Accanto a questo termine latino va collocata la frase dies ire, dies illa, giorno di ira sarà quel giorno. E l'incipit della sequenza, dopo la prima lettura, con la quale si riflette sulla morte nel contesto della Missa de Requiem di cui si parlava sopra, indica la suprema potenza con la quale Gesù Cristo, asceso sul trono del giudizio universale, finalmente, presiede la fine del mondo facendo collassare stelle e pianeti. Tutti noi le vediamo con la fantasia nell'affresco di Michelangelo, no? Giudizio universale, dentro la Cappella Sistina. Sia in Mozart che in Verdi, e anche in Berlioz, queste parole sono interpretate con una esaltante partecipazione di tutti gli strumenti orchestrali presenti sul palco, richieste di esprimere al massimo tutta la loro capacità vocale. Ma vi sono termini con cui si potrebbe esprimere in italiano la possanza terribile di queste parole latine? No, non è possibile. Dite voi in italiano, dies ire, dies ire. Dite in italiano, ci mettete 3 ore. O si leggono così in latino, o è meglio cambiare argomento. Un richiamo all'attualità, nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, anni fa si eseguì la messa de Requiem di Berlioz con la partecipazione di 240 interpreti. Uno dei momenti indimenticabili fu quando il coro intonò il dies ire accompagnato in dies ire, quando Gesù si siede, no, per giudicare
cadono i pianeti, le stelle, tutto, no? Accompagnato da un'immensa orchestra forte di un numero sterminato di trombe e di 20 timpani che rullavano in maniera ossessiva. È stato un concerto imponente, diventato purtroppo anche presagio della sorte infausta della cattedrale di Notre Dame. E lì Berlioz è scatenato a dirsi proprio viene giù la fine del mondo, no? E si è scatenato in una maniera enorme, però quella di Mozart per me è la più grande. Via Crucis, via della croce, indica la terribile esperienza di Gesù che, caricato del peso della croce, deve attraversare Gerusalemme sotto gli occhi e le offese di tutti. È un termine ecclesiastico, ma viene usato quando una persona, per esempio un ammalato, deve passare da un ospedale all'altro per cercare di guarire. Suscita sempre molta compassione. Si può applicare anche a voi ragazzi, quando la vostra mamma vi dice deve passare, poverino, dalla materia antipatica ad un'altra successiva. Che via cruci si fa il mio bambino, la mia bambina. Via cruci, so dire via della croce, che passa dalla materia antipatica all'altra, cosa che succedeva. Ave Maria. Pochi italiani, beh, voi lo sapete, ma mica tanti, rammentano che queste parole sono latine. Ave, in latino, significa salve, ti saluto. È una delle musiche più eseguite in assoluto, soprattutto nella versione musicale di Schubert e Bach Gounod. Inutile negare che la commozione attanaglia gli animi quando viene eseguita. Forse la più coinvolgente, non sapevo, è l'Ave Maria di Gounod, che la Metro Goldwyn Mayer, la casa discografica americana, regalò al mondo intero per Natale con l'esecuzione del grande tenore Mario Lanza, che duetta con Luciano Pavarotti, chierichetto e voce bianca nel Duomo di Modena, e lo affianca con assoluta perfezione e nitidezza di stile. Non avevo mai sentito cantare Luciano Pavarotti da bambino. Un'inattesa esecuzione è avvenuta 2 anni fa a Maastricht, in Olanda, quando davanti a un uditorio di circa 10.000 persone, l'orchestra di André Rieu ha regalato il canto della Maria di Schubert in un ambiente profano come una piazza, 10.000 persone. Non è da meno la Maria di Schubert eseguita da Bocelli davanti a tutta l'arena di Verona, piena fino all'inverosimile. L'Ave Maria eseguita da Lanza, Pavarotti, André Dieu, Rieu e Bocelli sono tutte sempre solo in latino. Del resto, in quale altra lingua avrebbero potuto raggiungere una simile perfezione? Impossibile trovarla, o in latino o niente. Come canti? L'Ave Maria di Schubert è italiano, viene fuori, ma in latino è tutta un'altra cosa. Regina Celi, che ci sono i più grandi. Tradotto significa Regina del Cielo. Qualsiasi italiano, soprattutto i grandi, che leggono i giornali, sanno che nel carcere romano di Regina Celi vengono racchiusi i terroristi più pericolosi e i delinquenti più efferati. Ma perché un carcere così famoso ha un titolo latino? È l'inno che si fa per Pasqua, no? Semplice. Nei primi anni dell'Ottocento, una congregazione di suore mantellate allargò il convento per assistere personalmente le donne incarcerate per più vari delitti. Ovviamente le suore conservavano il nome latino, quello che viene attribuito alla Madonna Regina del Cielo. Da notare, soprattutto voi ragazzi, mai nella storia dell'umanità è accaduto che un gruppo di persone si siano volontariamente chiuse come le suore mantellate per fungere da madre e sorella ad un'altra donna tenuta prigioniera per un delitto. Queste donne prigioniere spesso erano molto, molto, molto cattivelle. E le suore, pur di lasciarle sfogare, si stavano con loro per tutta la vita. Sei ergastolana, io rimango per sempre con te, qui dentro. Lo sapevate, è una cosa grande, eh? Angelus. Il titolo completo è Angelus Dominus Avit Maria. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Questa preghiera viene recitata di solito al mattino, mezzogiorno e alla sera e ricorda il mistero dell'incarnazione del Signore. Al suono della campana, chi nei campi li ascoltava sapeva a quale ora ci si trovava.
Su di esse, sul fascino che eserciti il tintinnio delle campane, hanno scritto parole bellissime Dante, Manzoni, Pascoli, che è qui vicino, qui San Mauro Pascoli, e incredibilmente anche il protestante George Byron. I protestanti non hanno una grande fede alla Madonna, eppure nel 1968 è stato girato un film nel quale si parla dei quattro pistoleros che compaiono sempre e compiono sempre imprese al momento dell'Ave Maria, cioè al suono dell'Angelus del campanile. Inaspettatamente questo film italiano è stato doppiato in 14 lingue, i quattro dell'Ave Maria. Qua anche un altro esempio. Deo gratias, sottinteso, agimus, ovvero rendiamo grazie a Dio, è una frase latina abbastanza diffusa anche in abito profano, poiché fotografa con una plasticità assoluta una sensazione. Chi dice Deo gratias fa intendere che un certo tipo di problema si è finalmente risolto. Deo gratias. Abemus Papam. È l'annuncio popolarissimo con il quale il cardinale decano di Santa Romana Chiesa annuncia la venuta elezione del nuovo Papa. È una frase di facilissima comprensione, ci vuole molto, no? Ma che nella sua ieraticità indica la comunicazione di una decisione irrevocabile. Non raramente viene usata per indicare la nomina di un capitano d'industria, di un capo di governo, di un vincitore assoluto. Quando dice l'Urbicogna Accademia di Filopati a un presidente, oh, finalmente, abemus Papa, vuol dire, è arrivato. Si trage gloria mundi, questo non lo sapevate. Così passa la gloria del mondo. È la frase che si ripeteva tre volte, ora non più, io l'ho visto però. Un cerimoniere, quando il Papa, appena nominato, entrava in San Pietro. Il cerimoniere faceva vedere, con tre soste distinte, un'asta di ferro sormontata da un piattello sul quale era collocato un batuffolo di cotone. Esso era imbevuto di olio e bruciava. Il cerimoniere ricordava al nuovo Papa che la gloria del mondo passa con la rapidità di un batuffolo di cotone bruciante. Questa frase è diventata proverbiale e di uso comune, tanto che è stata usata da un capo di governo, che non nomino, per indicare la fine del ciclo di un altro capo di governo, che non nomino. Ha detto, sic transi gloria mundi, gli ha detto, così passa la gloria del mondo. È una frase che viene detta. Finisco. Questo mi sta veramente a cuore, sul serio. A questo punto mi corre l'obbligo di spiegare perché mai la Chiesa Cattolica continua a usare la lingua latina come lingua ufficiale, adesso da ieri anche come telegiornale, come radiogiornale. Forse non tutti sanno che ogni documento vaticano fa testo solo nella lingua latina. Accanto ad essa, naturalmente, ci sono sempre le traduzioni nelle lingue correnti, ma ogni discussione termina unicamente quando si legge il termine latino. Sia nelle definizioni dogmatiche che in quelle amministrative o politiche, occorre sempre andare a leggere il testo originale in latino. Esempio, nel 1912 il conte Vincenzo Gentiloni, bisnonno di Paolo Gentiloni, che è stato capo del governo, chiese al Papa se era opportuno che i cattolici entrassero nella vita politica ufficiale invece che rimanere sempre nelle sagrestie. I cattolici sono sempre chiusi in sagrestia, no? E il Papa rispose con un termine latino, non expedit. Che vuol dire? Boh, non conviene, non è opportuno, non expedit in latino. Il conte Gentiloni, che conosceva perfettamente il latino, gli ha fatto una festa formidabile, gli ha detto, santità, grazie, per il Papa santità. Non è espedito, vuol dire, dai, date buoni. Grazie, santità. Ma perché? Grazie. Ma perché? Cosa ho detto? Non è expedito, non vuol dire proibetur, dedecet, vuol dire non conviene. E il conte Gentiloni, a noi conviene, grazie. Cioè, ha messo in un angolo il Papa, dopo voleva di no, voleva dire di no, non è espedito, non conviene. Invece il conte Gentiloni l'ho cacciato in un angolo perché sapeva il latino, studia il latino
e poi mettere nel finale. Per tale motivo che sento la necessità di tessere l'elogio di un traduttore ufficiale della Santa Chiesa, Monsignor Guglielmo Zanoni, nato a Riccione nel 1915 e deceduto a Roma nel 2005, 90 anni. Era nato da una famiglia di agricoltori, nella zona dove adesso a Riccione c'è l'ingresso dell'autostrada. Tanto povera la famiglia che la mamma supplicò la maestra di fargli ripetere la quinta elementare, dove eri prima della classe, perché non avevi soldi per comprare i libri della scuola successiva. Eri prima della classe, Guglielmo Zanoni. Vado al maestro, maestro, gli faccio ripetere l'anno alla quinta. Ma come, il primo della classe? Non abbiamo i soldi per comprare i libri. Pensate un po' che roba. Però non è finita lì. Aveva la testa e la voglia. Entrato in seminario, rapidamente recuperò la distanza che lo separava dagli altri ragazzi, così bene che, divenuto sacerdote, fu traduttore latino dei documenti ufficiali della Santa Chiesa per quasi 40 anni. Un lavoro tremendo. Lo voglio ricordare come maestro gentile e paterno, mai saccente giudicante, quando andavamo da lui. Sempre però minuzioso fino all'ossessione per la correttezza di una frase. Una volta mi scrisse 5 volte da Roma, con la lettera di una volta scritta a penna, col francobollo, 5 volte per rettificare una frase dedicatoria. E io dicevo, adesso basta, no? No, continuava a scrivere 5 volte per dire, cambio così, per dire com'è, però una persona gentile e umile. Fra le tante espressioni del suo genio, come gioiello finale, ve ne cito uno con infinita ammirazione e commozione. Sono dei versi favolosi. Que in pectore nostro germina sancta se visti, iam edunt flores quos tibi porrigimus. Quei germogli santi che hai seminato nel nostro cuore già sbocciano come fiori che a te porgiamo. Grazie. Terminiamo. Diversi bellissimi. Grazie Don Romano. I saluti latini mi hanno fatto venire in mente un'antica poveretta, una mia professoressa delle medie, che pretendeva che quando lei entrava in classe, oltre che ci alzassimo in piedi, cosa che oggi credo non succeda più, pretendeva che dicessimo ave, e a lei tutte le volte rispondeva avete. Non credo che, no, ma non facendo più il latino, non credo che queste cose. Comunque, grazie Don Romano di averci raccontato queste cose, parole che vengono usate magari neanche senza sapere qual era il loro origine e cosa significassero, usando solo e soltanto il significato della lingua attuale. Ora passo la parola al professor Masini, che è il presidente della commissione giudicatrice e che è anche, come si può dire, che ha escogitato, trovato fra le varie pieghe della letteratura latina il testo che ha dato a voi ragazzi per, come base della prova di oggi. Basta, la parola al professor Masini, devi dire no, lo conosciamo, quindi non importa il curriculum. Vada. Siamo giunti alla sedicesima edizione del nostro concorso, fondato dall'allora vicepresidente Giovanni Maroni, amico carissimo che purtroppo è mancato. Il brano proposto alla seconda sezione è tratto dall'Urbe Condita di Tito Livio. Il Patevino fa parte, insieme a Sallustio e Tacito, della triade dei grandi storici latini. Di essi, Sallustio e Tacito, il cui modello è Tucidide, rappresentano il filone caratterizzato dallo stile grave e solenne, tendente a colpire il lettore, a stupirlo, a turbarlo
e la cui cifra è l'oscura brevitas. Livio è invece il più cospicuo rappresentante del filone Erodoteo-Isocrateo, che si caratterizza per la lactea ubertas, cioè per la ricchezza, fluidità, scorrevolezza, limpidezza, eleganza. È lo stile discusso e proposto da Cicerone. L'Arpinate, fin dall'adolescenza, non cessò mai di occuparsi per tutta la vita di indagini stilistiche e di teorie oratorie. Proprio in margine a questa, traccia le linee essenziali di una teoria della storiografia. Ciò che è mancato agli analisti latini, osserva Cicerone, è l'eloquenza, l'arte della parola. Sono stati non exornatores rerum, sed tantummodo narratores, cioè non hanno pensato di abbellire i fatti, li hanno soltanto narrati. Qualche anno più tardi, nel 51 a.C., darà della storia la famosa definizione opus oratorium maxime, cioè scrive la storia è un compito quanto mai adatto ad un oratore. Le fonti della storiografia romana antica, nella ricerca moderna, vengono divise in fonti principali e in opere letterarie, nel senso più vasto della parola. Tra le prime vengono annoverate le iscrizioni, i documenti ufficiali, le monete, i monumenti, la lingua, il folklore. Tra le seconde, le fonti narrative, soprattutto le produzioni storiografiche. Le fonti di Livio sono gli analisti latini e gli storici precedenti, sia greci che latini. Non perciò fonti documentarie, ma storiografiche, opere scritte per dar notizia di certi avvenimenti. Livio non fa ricerche d'archivio, né si cura di prendere visione diretta neppure di documenti di più facile accesso. Non si interessa delle iscrizioni e dei testi di trattati esistenti a Roma. Le sue citazioni di formule e di documenti sono sempre di seconda mano. Segue di volta in volta una fonte fondamentale che egli ritocca e rielabora secondo i suoi fini patriottico-moralistici e secondo i suoi criteri artistici e drammatici. Anton Lehmann, per rendere evidente come Livio rielabora il dettato della fonte, abbellendolo, propone il racconto del duello tra Manlio Torquato e un guerriero gallico, che conserviamo sia nella versione di Quinto Claudio Quadrigario, sia in quella del Padovano. La tradizione popolare fece di Manlio Torquato una vigorosa personificazione della virtù romana. Si vuole che uccidesse in duello un gallo gigantesco, spogliandolo della corona, in latino torques, e guadagnandosi così il cognomen di Torquato. Si tratta probabilmente di una leggenda eziologica, intesa a spiegare il soprannome di Torquato portato da un ramo della famiglia dei Malli. A Livio interessa, più che l'accertamento del fatto, il suo valore di exemplum. Ci limitiamo alla trascrizione del primo periodo. Quadrigario dice, nella traduzione, appena fu fatto silenzio, gridò ad altissima voce che se qualcuno voleva combattere con lui, si facesse avanti. Livio rielabora, allora un gallo di straordinaria mole avanzò sul ponte e con la voce più alta che poté disse: l'uomo più forte che Roma possiede ora, orsù si faccia avanti e combatta, in modo che noi due, con l'esito del combattimento, possiamo dimostrare quale popolo sia più forte in guerra. Anton Lehmann fa seguire al confronto dei due passi una puntuale analisi formulate che così sintetizziamo. La scrittura di Quadrigario, che si caratterizza per l'immediatezza priva di sofisticazione e per la primitiva semplicità, viene rielaborata da Livio, che innalza il tono del racconto conferendo al duello un colorito epico,
In particolare si notano i seguenti interventi: drammatizzazione in modo uniforme di tutta la narrazione, approfondimento dell'analisi dei caratteri e delle emozioni dei due guerrieri, maggiore varietà stilistica. Le frasi in livio variano da 4 a 34 parole, in quadrigario tra 7 e 19. Poi c'è l'accelerazione del ritmo. Il racconto di Livio è pieno di movimento. La pagina di quadrigario è invece tutta sobbalzi, sussulti e quasi statica. Il brano proposto è il discorso messo in bocca da Livio a Scipione alla vigilia della battaglia di Zama. Si tratta di un Orazio che rientra nel genere deliberativo, in quanto si deve decidere tra la pace e la prosecuzione della guerra. La tradizione di inserire discorsi nelle opere storiche risale quasi ininterrottamente ad Erodoto, il padre della storia. Di regola non sono documenti storici autentici, né resoconti di discorsi realmente pronunciati, ma libere composizioni, create dallo storico e inserite laddove egli trova l'occasione favorevole per caratterizzare con un tale discorso un personaggio eminente o una situazione importante. L'esigenza della drammatizzazione comporta l'uso di discorsi contrapposti, procedimento praticato già da Sallustio, da Tacito. Livio vi ricorre spesso come in quest'ora conclusiva della campagna d'Africa. Il discorso di Scipione è in forma diretta. La forma citante, adversus ec imperator Romanus in hanc sententiam respondit, cioè Scipione rispose presso poco con parole di questo tipo, indica chiaramente che lo storico non ha riportato il discorso tale quale è stato pronunciato, ma lo ha rielaborato secondo la propria arte e stile. La scelta della forma diretta da parte di Livio contrasta con un requisito fondamentale professato dai teorici antichi, che è quello dell'unità richiesta da una perfetta opera d'arte. Secondo il pensiero degli antichi, la prosa deve avere un carattere costante, un tono uniforme, senza presentare nulla di eterogeneo. È proprio nell'intento di rispettare l'unità stilistica della prosa d'arte, gli scrittori latini hanno saputo creare l'orazio obliqua, cioè un sistema di equivalenze che permettono di esprimere molteplici sfumature che si possono esprimere nell'orazio recta. Gli antichi ritenevano l'arte della storiografia come una branca della retorica. Si ricordi la definizione già citata di Cicerone, opus oratorium maxime, un compito quanto mai adatto ad un oratore. Ed è ovvio, quindi, ricercare nei discorsi inseriti le strutture e le tendenze oratorie della storia. Essi non sono altro che una cristallizzazione della struttura del discorso fissato dalla retorica. La retorica nasce a Siracusa nei primi decenni del V secolo e già fin dai primi tempi aveva cominciato ad elaborare e col tempo perfezionato una codificazione di metodi e di tecniche migliori per convalidare discorsi di accusa e di difesa. La costruzione del periodo deve realizzarsi progressivamente attraverso 5 operazioni principali: l'invenzio, cioè trovare cosa dire, la disposizio, mettere in ordine quello che si è trovato, l'elocuzio, aggiungere l'ornamento delle parole, e poi l'axio e la memoria, che sono attinenti alla pronuncia del discorso. Le più importanti di queste 5 operazioni sono le prime 3: l'invenzio, la disposizio e la locuzio. L'azio e la memoria sono state presto sacrificate fino ad essere completamente dimenticate quando dai discorsi declamati si passò alle opere scritte. La disposizio, cioè la composizione, costituisce la struttura del discorso,
che prevede quattro parti fondamentali: l'esordio, la narratio, la confirmatio e l'epilogo. La concezione corrente della retorica, che risale al romanticismo, propugnatore della libertà assoluta dell'artista, l'associa all'idea di discorsi ampollosi e stantii. Per questa ragione la retorica è stata spesso confusa con l'insieme delle norme linguistiche artefatte per persuadere il pubblico. Nell'Ottocento e nel Novecento sono state comminate sentenze capitali contro questa disciplina antica, ma non furono mai eseguite. Ad essere sotto accusa era una precettistica di cui sfuggivano le ragioni, un coacervo di incrostazioni su un monumento reso irriconoscibile. In realtà la retorica antica è, assieme alla grammatica, la più longeva delle discipline antiche che studiano il linguaggio e più di tutte le discipline merita il nome di scienza. La conoscenza della retorica antica è indispensabile non solo per comprendere il più esattamente possibile il rapporto fra l'antica opera e il suo pubblico, ma anche per noi per penetrare a nostra volta, con la mente di lettore di oggi, il vero significato delle opere classiche. La riabilitazione della retorica anche in Italia si ha negli anni 60 del Novecento, quando il nostro orizzonte culturale si apre ai contenuti provenienti dall'estero, concernenti la linguistica, la semiotica e la teoria della letteratura. Di epoca epocale fu la pubblicazione nel 1958 di un testo fondamentale, il Trattato dell'argomentazione, la nuova retorica, di ispirazione neo-aristotelica, di Perelman e Optrektiteka, che riabilita la retorica e l'antico accordo aristotelico tra la dialettica e la retorica. La neo-retorica si risolve non tanto nella teoria della dimostrazione, ma in quella dell'argomentazione. Siamo appunto nell'epoca delle comunicazioni di massa, dove domina la funzione conativa del linguaggio. Nell'anno precedente, il 1957, è uscito il volume Le strutture della sintassi di Noam Chomsky, che ha rinnovato profondamente gli studi grammaticali. Ecco come, secondo Luhlmann, è strutturato dal punto di vista retorico il discorso di Scipione. Voi l'avete nel foglio che vi è stato distribuito. All'inizio abbiamo la cornice citante. Adversus ec imperator romanus in hanc fere sentenza respondit. Poi incomincia il discorso vero e proprio. E abbiamo l'esordio. Principium ab adversaris. I cartaginesi hanno tradito la convenzione sperando nell'arrivo di Annibale, il quale conferma questo sospetto eliminando tutte le condizioni precedenti ad eccezione di ciò che non è più in potere dei cartaginesi. Poi, ai paragrafi 3 e 4, abbiamo la proposizio. Come il compito di Annibale è quello di poter mostrare ai suoi concittadini degli alleggerimenti delle condizioni di pace, il suo, di Scipione, sarà quello di non farli gioire per la rottura di queste condizioni, rifiutando loro come premio della prode. Poi, al verso, ai paragrafi 4, B e 8, abbiamo la tractatio, che è fatta attraverso i due luoghi comuni del dignum e del justum. Dignum, i cartaginesi hanno cominciato la guerra precedente e la presente. Come Annibale stesso ammette, e gli dei l'hanno confermato col risultato, e perciò la dignità del popolo romano impone di rispondere all'attacco. Il justum, Scipione conosce bene la debolezza umana e la volubilità della fortuna. Agirebbe orgogliosamente se rifiutasse la pace in caso di una richiesta a quanto
a questo riguardo da parte di Annibale prima della sua partenza dall'Italia, mentre ora, quando l'ha già attirato in Africa, non è legato ad alcun obbligo verso di lui, perciò la condotta romana è conforme al diritto. Poi abbiamo al paragrafo 9 l'epilogo, la conclusione. Se i cartaginesi hanno qualche cosa da aggiungere alle condizioni, per esempio il risarcimento per il sequestro delle navi durante la tregua o per la violazione dei diritti degli inviati, egli sottopone la cosa al Consiglio, ma anche se questo sembra troppo pesante, bisogna che si preparino alla guerra. Passiamo adesso all'esame della elocuzio. Secondo la retorica e secondo Cicerone, che segue Teofrasto, l'elocuzio deve avere quattro virtù. La puritas, cioè la correttezza lessicale e grammaticale, la chiarezza, l'apparato figurale e l'aptum, che è la disposizione ordinata della materia. Noi ci limitiamo a qualche osservazione sull'ornatus, seguendo lo svolgersi del discorso. La nuova retorica non considera più le figure come gemme della veste esteriore, ma procedimenti espressivi connotativi. L'incipit è tutto giocato su una figura di pensiero, la litote, non me fallebat, ne qui tu sane dissimulas. L'Ausberg la definisce una ironia di dissimulazione finalizzata ad ottenere un grado superlativo con la negazione del contrario. Non piccolo significa molto grande. Il nostro linguaggio quotidiano è ricco di litoti, che devono la loro forza anche al tono, alle circostanze del discorso. Per esempio, non è mica stupido, non è uno stinco di santo, non è un genio. Nel primo periodo notiamo ancora tre figure di costruzione. L'iperbato, presentem induciarum fidem, che separa l'attributo presentem dal sostantivo fidem, marcandolo. Il chiasmo, induciarum fidem et spet pacis, che dispone specularmente costituenti con le stesse funzioni sintattiche e rompe così l'attesa simmetria, induciarum fidem et pacis spem. E il polisindeto, et presentem induciarum fidem et spem pacis. Quest'ultima figura del genus copiosus si presenta qui nella forma commatica, cioè la congiunzione collega non parole singole, ma gruppi di parole. È una forma particolarmente sofisticata di anafora, con un valore marcatamente espressivo, ed è un fenomeno particolarmente poetico. Il polisindeto alliterante viene riproposto per tutto il passo, sempre nel tipo composto di coli, 5 volte con et, una volta con la negazione neque. Al paragrafo 1 abbiamo et presentem induciarum fidem et spem pacis turbasse. Al paragrafo 4, neque patres nostri, neque nos de Spagna fecimus bellum. Al paragrafo 4 ancora, et tunc marmetinorum sociorum periculum, et nunc segunti exigium. Al paragrafo 5, et tu ipse fateris, e dite este sunt. Ancora al paragrafo 5, et ilius belli exitum secundo ius fasque dederunt, et uius dant et dabunt. E ancora al paragrafo 6, et humani infirmitatis memini, et vin fortune reputo, et omnia subiecta esse mille casibus sio. In questi membri, staccati dal loro contesto, notiamo altre figure
che col polisindico sono finalizzate soprattutto a creare nel discorso effetti sonori e ritmici, l'omoteleuto e il poliptoto. La prima, l'omoteleuto, consiste nell'uguaglianza fonica delle terminazioni, sia in tunc, nunc e in exilium, mamertinorum, sociorum, periculum, sagunti exilium. La seconda indica la ripetizione ravvicinata di una parola in funzioni sintattiche diverse, dederunt, dant, dabunt. È frequente anche nel nostro linguaggio comune, con le mani in mano, gli occhi negli occhi e soprattutto in quello pubblicitario in funzione conativa. Segue una figura di pensiero, la similitudo ut sic, formulata in maniera lunga, cioè con frasi nella forma di contrasto con evidente forza argomentativa. Scipione contrappone il desiderio di Annibale, che i cartaginesi riconoscono che la sua presenza possa ottenere condizioni di piace più vantaggiose, e la sua volontà che essi non vedono premiata la loro perfidia. La contrapposizione è marcata dai dativi tibi e mi, collocati simmetricamente subito dopo i connettivi sintattici, ut e sic. La struttura di questa frase complessa è redatta in stile periodico. Al centro, la principale, mi elaborandum est, la comunicazione base, attorno a cui si dispongono le frasi dipendenti. Ai paragrafi 7 e 8, ritorna, collegata alla prima dalla ripetizione di ceterum, la similitudo in una formulazione più lunga, quem ad modum sic. Si presenta ancora nel tipo per contrarium o per negazionem. La negazione non è espressa formalmente, ma è implicita nell'affermazione di Scipione, che esclude una sua reazione arrogante e dice, e appunto il testo latino, superbe et violenter me facere. Nel secondo periodo del paragrafo quarto, Livio abbandona la struttura ipotetica per la coordinazione sintetica, ma ciò che per noi è una frase complessa composta di quattro frasi coordinate, per gli antichi che le analizzavano in base al ritmo, è precisamente un tetralocon, cioè un periodo formato di quattro membri. Per essi, nella frase complessa, esistevano solo parti lunghe, che erano i cola o i membra, e parti brevi, comata o incisa. Il colon è una sequenza costituita da più di tre parole, mentre il comma è una sequenza di parole inferiori e sinteticamente non autonoma del colon. Gli antichi non conoscevano la distinzione fra proporzioni principali e i vari tipi di subordinati. La nostra analisi sintattica delle varie frasi del periodo è il risultato della speculazione linguistica che iniziò nella seconda metà del V secolo a.C. nell'ambito degli studi retorici e filosofici. Platone e Aristotele identificano quella che per noi è la frase affermativa, costituita dal nome e dal verbo. Ma per arrivare alla nostra classificazione delle frasi subordinate, dobbiamo aspettare fino all'Ottocento, quando la linguistica diventa scienza autonoma. Ed è allora che comincia lo studio scientifico del linguaggio, basato non più su una concezione normativa, ma su un'analisi descrittiva, che parte da ipotesi che devono essere verificate per giungere poi alla formulazione di leggi. È accaduto alla grammatica la stessa cosa che è capitata alla retorica. La prima ha conservato i nomi delle tradizionali parti del discorso, e cioè nome, verbo, aggettivo, preposizione, avverbio, e delle categorie del genere, numero, caso, tempo, aspetto, mentre la seconda, la retorica, ha mantenuto la tradizionale nomenclatura delle figure.
ma le definizioni dell'una e dell'altra sono state quasi sempre profondamente modificate. Finiamo con l'esame del gioco delle figure, di suono e del ritmo. In qualsiasi espressione linguistica sono compresenti due elementi arbitrariamente congiunti, un elemento fonetico ed un elemento concettuale, definiti dal De Saussure significante e significato, cioè la parte fisica e la parte contenutistica. Ovviamente nella narrazione e nella saggistica, oltre che nel linguaggio quotidiano, di regola i suddetti elementi non hanno alcun rapporto fra di loro. Lo dimostra anche la pratica della traduzione, che può rendere il contenuto, ma non può ricreare i valori fonici del testo di partenza. In poesia, invece, e nella prosa d'arte, che fin da Gorgia applica i procedimenti stilistici della poesia, i due elementi possono collaborare concordamente in vista di un fine comune. Era compito della composizione, cioè della collocazione delle parole nella frase, curare l'armonia dei suoni e del ritmo. La frequenza delle figure di suono, l'allitterazione, l'omeoteleuto, l'omeoptoto, il poliptoto esaltano l'aria semantica cui si sovrappongono e creano un commento sonoro nel solco dell'antica tradizione latina. Il polisindeto allitterante, in particolare, è volto a sottolineare i momenti argomentativi del discorso. Per quanto riguarda il ritmo, Livio, come Cesare Salustio, cura la fine delle frasi, creando una sequenza di sillabe lunghe e brevi, disposte in modo da ottenere un effetto d'arte. Nel foglio che vi è stato consegnato sono segnate le clausole. Purtroppo noi non riusciamo più a cogliere quella musicalità prodotta dal ritmo delle clausole, che per gli antichi, grazie al loro orecchio esercitato, strappava scroscianti applausi di ammirazione. Cicerone racconta nell'Orator di aver assistito all'ammirabile acclamazione dell'assemblea quando il tribuno della plebe Caio Papirio Carbone, nel 90 o nell'89 a.C., pronunciò la frase «Patris dictum sapiens temeritas filius comprobavit». La frase finisce con un dicoreo. La causa comprobavit è cadenzata appunto secondo lo schema del dicoreo, e cioè una lunga, breve, lunga, breve. Questo è il commento di Cicerone. Questo dicoreo sollevò mirabili acclamazioni nell'assemblea. Domando se non sia stato il ritmo a produrre un tale effetto. Muta l'ordine delle parole. Ordinala così. Comprobavit fili temeritas. E non noterai niente, dice Cicerone, sebbene temeritas sia costituito da tre brevi e una lunga, piede che Aristotele considera ottimo, ma io non convengo. Poi si fa un'obiezione, ma sono le stesse parole e lo stesso pensiero, e risponde, ciò basta all'intelletto, non all'orecchio. Noi dobbiamo accontentarci del nudo testo, anche se siamo riusciti a ricostruire la pronuncia classica con sufficiente approssimazione. Qualche punto ancora resta subiudice, tuttavia ci sfugge l'intonazione che differenzia i diversi tipi di proposizione e le molte sfumature affettive. Riusciamo a cogliere solo la durata dei suoni consonantici, che nella scrittura raddoppiamo, ma non articoliamo due volte la consonante raddoppiata. Semplicemente ne allunghiamo la durata, mentre ci sfugge completamente la quantità dei suoni vocalici, perché in italiano non hanno valore contrastivo. Tuttavia mi sembra di poter affermare, col sostegno di autorevoli studiosi, che Livio, lasciatosi trasportare dall'entusiasmo epico e libero, epico e lirico, ci abbia lasciato non certo un documento storico, ma una bella pagina di prosa d'arte, in grado di gareggiare con la poesia
nell'armoniosa disposizione delle parti, nei ritmi e nelle sonorità. Vi ringrazio per la pazienza. Traduzione dal latino in italiano di un testo, di due testi per la verità, perché era diviso in due sezioni di diverse difficoltà, uno riservato agli studenti del secondo anno di corso, l'altro agli studenti del terzo e quarto anno. Ai vincitori dell'uno e dell'altro corso, cioè a tutti i partecipanti è stato rilasciato un diploma di partecipazione. Ai vincitori verrà consegnato il primo premio, 500 euro e diploma di partecipazione, secondo premio 400 euro e diploma, terzo premio 300 euro e diploma, quarto premio 300 euro e diploma di partecipazione per l'una e per l'altra sezione. Allora, consegno i premi, il presidente della Rubicogna Accademia dei Filopatridi è lo sponsor. Iniziamo dalla prima sezione, secondo anno di corso. Vinci il quarto premio Poggi Carlo Andrea, liceo Giulio Cesare Valgimigli di Rimini, il quale riceve un assegno di euro 200. Terzo premio Simonella Veronica, liceo Giulio Cesare Valgimigli Rimini, riceve un assegno di euro 300. Secondo premio, Chiorazzo Enrico Maria, liceo classico Virgilio di Empoli, Firenze, riceve un assegno di euro 400. Vince il primo premio della prima sezione Maccioni Martina, liceo Varchi di Montevarchi, Arezzo. Riceve un assegno di euro 500. Passiamo ai vincitori della seconda sezione, che sarebbero il terzo e il quarto anno di corso. Vince il quarto premio Mezzadri Matteo, del liceo Gioia, Piacenza. Riceve un assegno di euro 200. Terzo premio, Michelini Anna, liceo classico Galileo di Firenze, riceve un assegno di euro 300. Secondo premio, Winkler Cosimo, liceo classico Forte Guerri di Pistoia, che riceve un assegno di euro 400. Vince il primo premio della seconda sezione Coltrioli Gabriele, del liceo Plinio il Giovane, città di Castello Perugia. Riceve un assegno di euro 500. Questo studente ha già partecipato alle Olimpiadi di Latino.
che è valevole in tutto il territorio nazionale. Abbiamo terminato. Innanzitutto mi devo complimentare con i ragazzi, perché normalmente qui venivano premiate le bambine o le ragazze. Oggi ci sono stati più maschi che femmine. Evidentemente diventano sgobboni gli uomini e continuano a studiare anche i maschi. Datevi da fare, ragazze, perché altrimenti vi sfuggono. Passiamo ora alla consegna del premio Vendemini. Il Presidente ricorderà la figura del grande avvocato Gino Vendemini. A seguito di un accordo, una convenzione stipulata fra l'Accademia, nostra Accademia, e il Comune, nel rispetto della volontà della signora Maria Tomasoli, che era l'ultima erede della famiglia Vendemini e che ha lasciato all'Accademia il palazzo di famiglia, nasce una convenzione, un accordo fra il Comune e noi, per il quale noi consegniamo ai ragazzi che frequentino le scuole nelle province di Forlì e Rimini, Forlì, Cesena e Rimini, ma che risiedano a Savignano, un premio intestato al Vendemini. Vendemini fu, come lo definì il professor Balzani, un notabile di provincia. Giovane, 18 anni, si arruolò durante la terza guerra d'indipendenza per le file garibaldine, combatté a Bezzecca, fu anche decorato. Tornato a casa, si laureò in giurisprudenza ed era l'avvocato dotato di grande eloquio, così come si vedevano nei film gli avvocati di un tempo che parlavano, magari di diritto non è che ne sapessero tanto, però riuscivano a raccontare la loro favola per convincere i giudici e presenti. Poi si diede alla politica e diventò talmente popolare nelle nostre zone per cui ad ogni elezione non aveva concorrenti, non aveva rivali, si presentava solo lui e quindi la gente diceva andiamo a votare per Vendemini ma non per il partito che lui rappresentava. Poi fu colto da un ictus e passò gli ultimi anni della sua vita a letto. A letto però aveva la lingua sciolta e quindi il cervello libero, quindi riusciva, parlando con un amico che lo assisteva, a dettare le sue memorie e a scrivere anche alcune poesie, alcune le aveva già scritte. Vi voglio leggere una, mi perdonerete se la lettura del dialetto non è, perché questa è scritta in dialetto savignanese. Io sono di Rimini, però il dialetto l'ho sentito parlare, quindi non è che sia dialettofono, quindi salterà fuori qualche cosa che forse non è proprio secondo i crismi della lingua dialettale, ma vi volevo leggere una cosa relativa al ponte. E pont, un emigrat madon, le travertine, tutta bloc, disuguel tensò com zo, eppur senza calzaina, par di più che pur culapia fat di stavaten. Non è mica di mattoni, è di pietra, è di travertino, tutti i blocchi disuguali sopra e sotto, non ha neanche la calce che lega i mattoni, sembra che l'abbia fatto un stavaten, un arnese, uno che s'arrangia, un manovale diciamo, è anche di quelli scarsi. Però le 2000 che lui sta su e la veste caschè tutti vzen, la imparè diverse lingue, scor latin, spagnol, tudesc, francese, tuscan e più. Però sono 2000 anni che sta su e ha visto cadere tutti i ponti vicini, ci è rimasto quello di Rimini e dei suoi fratelli. Ha imparato diverse lingue, in latino, gli spagnoli, i tedeschi, i francesi, il toscano, e di più, cioè tutti quelli che sono passati da queste zone per come in veste di dominatori. Ta ne veste sentì da tutti color, mo te ci sempre più zarì, perché dal Ciacri e dal Fiumeni
che tantum cur, te sei, ne hai visti passare, ne hai sentiti di tutti i colori, però sei sempre più in gamba, perché delle chiacchiere, delle fiumane, non te ne curi. Quant l'avnirà la fein, enca per te, me ansarò più, mo quel, me anissarò, mo quel, so sicuro, sarà per segnare un gran brodè. Quando finirà, arriverà la tua fine, io non ci sarò più, ma sono sicuro che per Savignano sarà un brutto giorno. E così fu, perché il ponte fu fatto saltare durante l'ultima guerra dai tedeschi in ritirata e di Savignano, dopo il passaggio del fronte, non c'era rimasto praticamente più niente, quindi era diventato proprio un brutto giorno. Per fortuna il ponte è stato ricostruito, il Savignano è stata ricostruita, mi serve dire più bella e più grande che prima, non mi ricordo che lo disse questo, ma è una... Allora, vengono consegnate le borse di studio dell'avvocato Gino Vendemini, edizione 2019, che sono destinate ai maturati nell'anno scolastico 2017-2018. I premi sono offerti dal Comune di Savignano sul Rubicone e dall'Accademia Rubiconi, Accademia dei Filopatridi, con la sponsorizzazione dell'IVAS Industria Vernici S.p.A. di San Mauro Pascoli. Allora, Capanni Benedetta, 100 centesimi, nata il 29/8/1999, residente a Savignano, diplomata presso il Liceo Linguistico Statale Alpi di Cesena. Riceve un assegno di 1.000 euro. Che lo deve aiutare nel proseguimento degli studi. Bilotta Fabio, 100 centesimi, nato il 30/6/1999, residente a Savignano sul Rubicone, diplomato presso l'Istituto Tecnico Garibaldi da Vinci di Cesena, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. Riceve un assegno di 1.000 euro. Si sono estremamente distribuiti, un maschio e una femmina. Abbiamo terminato. Bene, con questa si conclude la sessione invernale primaverile della nostra Accademia, adesso chiudiamo per le ferie estive e riprendiamo i lavori a settembre, quindi non vi so dire cosa ci sarà né quale sarà il giorno in cui ricominciamo, di solito verso la metà o seconda metà di settembre. Grazie a tutti, grazie ai professori che si sono prestati, al Comune che ha dato la disponibilità del plesso, ai ragazzi che sono intervenuti, naturalmente l'estendiamo anche a tutti i ragazzi che hanno partecipato, non solamente ai vincitori, perché tutti sono stati meritevoli. Grazie e buona estate a tutti quanti.